eccoci qua. Io mi presento e sono l'estetista curiosa. E perché appunto curiosa? Perché mi piace scoprire e andarmi proprio a chiedere perché in maniera minuziosa di tutto ciò che riguarda l'estetica, il benessere, la bellezza. Quindi perché la pelle reagisce così a uno stimolo, perché si crea un inestetismo, andarlo proprio ad approfondire. E intanto ringrazio Francesco ovviamente per avermi dato questa occasione, questa opportunità di stare nel suo canale e quindi di avere l'occasione di condividere con voi questi perché, quindi fare anche un percorso insieme che va appunto dalla beauty routine allo scrub, al massaggio e alla maschera. E perché è importante fare dei trattamenti e come farli, quindi questo lo vedremo insieme. Poi rimango a disposizione se ovviamente volete approfondire un determinato tipo di trattamento, un argomento, e mi fa piacere se lo scrivete e così insomma li possiamo vedere insieme. Oggi andiamo subito a vedere un primo trattamento che secondo me è fondamentale nella nostra routine quotidiana di bellezza, che è la detersione. E quindi andare a capire insieme perché è importante fare una detersione e come farla. Partiremo da delle slide, così anche vi voglio dare qualche consiglio come scegliere un buon detergente e poi andare proprio nel pratico a fare insieme una buona detersione. E quindi vi lascio alle slide e ci vediamo dopo. Perché è importante fare una buona detersione? Perché la bellezza e la salute della nostra pelle inizia con un'accurata detersione e perché al di là di eliminare il trucco si elimina tutto lo smog, le particelle inquinanti e sostanze chimiche che possono essere potenzialmente irritanti per la nostra pelle. Una parte viene rimossa con il semplice risciacquo, la parte grassa invece viene asportata con oli e grassi, detersione per affinità e con sostanze atte ad emulsionare i grassi, i densi attivi. Vediamo come deve essere un buon detergente. I densi attivi devono essere poco aggressivi e poco schiumogeni. Attenzione ai densi attivi anionici, in particolare il sodium lauryl sulfate, più conosciuto ma con un forte potere depilizzante, in quanto oltre a eliminare lo sporco possono intaccare il film idrolipidico che fa da protezione da aggressori chimici, ambientali e fisici. Con pH leggermente acido, fisiologico cutaneo, anche se più influente la tipologia dei densi attivi presenti nella formulazione, e devono essere a risciacquo e non strofinare ma tamponare. Struccare prima occhi e bocca con uno struccatore dolce non alcolico, passate per qualche minuto sul viso e décolleté, sciacquate, dopodiché applicate un tonico non alcolico. È importante che la pelle sia ben detersa prima di andare a dormire. Ed eccoci qua, pronti a fare il nostro massaggio detergente, quindi per detergere bene la pelle. L'importante è i movimenti devono essere lenti e circolari e previamente seguono la muscolatura del viso e anche la circolazione. Quindi prendiamo il nostro detergente e ovviamente prima si strucca sempre gli occhi e la bocca con uno struccatore dolce non alcolico. Insomma, un cosmetico adatto a agli occhi e alla bocca. Dopodiché si passa dalla fronte con movimenti lenti, circolari, ripetete anche 5 volte insomma per manovra. Si passa agli occhi, si fa bene tutto lo circolare dell'occhio. Si passa al naso, ali del naso, guance, bene tutto lo zigomato, bocca, bene tutto l'orbicolare della bocca, quindi sempre da dentro a fuori, sopra e sotto, mento, bene bene fino alle orecchie, sotto mento, sempre bene fino alle orecchie.
e collo, ai lati del collo, si strucca da sopra a sotto. Ovviamente si passa anche bene per il décolleté, quindi si lavora bene tutto, si passa al risciacquo e si mette un tonico addolcente, così la sera la nostra pelle è ben pulita e respira meglio e andiamo a dormire meglio. E spero che vi sia piaciuto, questo è il primo step da fare e il prossimo video parleremo dello scrub, e così man mano aggiungiamo, diciamo, piccoli pezzettini per la nostra beauty routine, e quindi vedremo perché è importante fare uno scrub e come farlo, e così man mano di seguito si parlerà di bellezza, benessere, e proprio per prenderci cura di noi in maniera più consapevole. Bene, e mi raccomando, fatemi sapere ovviamente se vi è piaciuto, come vi siete trovate, se avete delle domande me lo scrivete nei commenti e così vi risponderò con molto piacere. E niente, ci vediamo al prossimo video, vi saluto e un abbraccio e al prossimo video.